L'eccellenza italiana a Taormina, l'eccellenza italiana dal punto di vista sportivo, la scherma per quello che rappresenta, con questa sfida Italia-Resto del Mondo che verrà le atlete nostre, intese come fioretto femminile, gli atleti di squadra maschile, affrontare una selezione di atlete che provengono dalla Tunisia, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dalla Germania e poi dal Senegal, dal Venezuela, dall'Ungheria, dalla Spagna per quanto riguarda la spada, è una grande occasione per mettere insieme sport di alto profilo, di alto livello, con una location straordinariamente bella, quella di Taormina, quella che rappresenta nel panorama del turismo d'eccellenza, che vede questa perla dello Ionio come punto di riferimento turistico di tutto il bacino del Mediterraneo. Pertanto una grande operazione di marketing che coniuga eccellenza dal punto di vista turistico con eccellenza dal punto di vista sportivo, e il fatto che questa sia la scherma non può che rendere orgoglioso tutto il mondo che adesso fa riferimento. Portare un evento prestigioso come questo a Taormina era un obiettivo ambizioso e rimane un importantissimo appuntamento per la nostra comunità, non soltanto perché sul piano puramente promozionale per Taormina è un palcoscenico fondamentale, ma perché noi facciamo circolare anche l'idea che lo sport importante non si vive soltanto fisicamente ma anche con la mente, dunque è una forma anche culturale. Siamo veramente orgogliosi di ospitare questo evento straordinario al Teatro Greco di Taormina, che è la location, diciamo, più idonea per qualcosa di nuovo, di importante. La scherma chiaramente è uno sport nobile che insegna il modo di essere, di comportarsi, di rispettare le regole. L'evento del 18 settembre al Teatro Greco di Taormina si presenta come un evento irripetibile perché gli atleti si mischieranno con gli artisti e in uno spettacolo irripetibile che sarà difficile rivedere. Atleti che vengono da tante parti del mondo, artisti che vengono da tante parti del mondo per una serata che è insieme al videomapping, alle molecole, agli Ignice e ai più grandi atleti che la scherma italiana ha espresso, sarà una serata di festa, di gioia e di uno spettacolo irripetibile all'interno forse di uno dei teatri più belli del mondo.